un rinvio è stato disposto dal giudice su richiesta dei periti d'ufficio, perché sono loro che non sono stati in grado di apprestare fino ad oggi i risultati delle indagini peritali che erano state disposte. Noi ci rimettiamo, siamo al massimo della disponibilità nei confronti di tutte le parti, abbiamo interesse all'accertamento della verità e questo è l'unico obiettivo. Udienza una bomber rinviata al prossimo 18 marzo. Davanti al giudice per le indagini preliminari Luigi De Notti, i periti della procura incaricati di sottoporre a test del DNA i 10 reperti conservati per anni hanno chiesto più tempo per portare a termine le verifiche. L'inchiesta, che vede indagate 11 persone, è volta a far luce sulle esplosioni avvenute nel nord-est tra il 1994 e il 2007, vede prolungare ancora di più i tempi. Appuntamento fra 6 mesi, quando si tornerà davanti al GIP. I periti di parte hanno diritto di avere tutto il materiale che hanno i periti d'ufficio per poter svolgere il loro lavoro. In realtà tutto questo non è nel caso specifico consentito così come noi vorremmo fosse consentito, quindi ci sono alcune problematiche sulle quali ci soffermeremo a tempo debito se sarà necessario. In realtà la decisione del rinvio dell'udienza di oggi era nell'aria, infatti lo scorso aprile all'apertura dei plichi che conservavano il materiale da analizzare erano emersi oggetti diversi da quelli attesi, anche se considerati molto interessanti secondo gli stessi periti, quindi si era aperta l'ipotesi di un ampliamento a un numero più alto di reperti. L'avvocato Panizza ha avanzato un'istanza affinché sia concesso ai periti di parte analogo tempo dopo il deposito della perizia per fare gli accertamenti. Noi ci siamo associati, io sostituivo oggi anche l'avvocato Daross, anche a fronte della difficoltà che hanno i periti di parte a partecipare alle operazioni peritali che vengono annunciate con 4-5 giorni di anticipo, e questo si capisce che quando un perito ha un'attività professionale molto intensa spesso non riesce a organizzarsi per essere a Parma, peraltro, dove si tengono le operazioni, per cui speriamo che anche ai periti di parte venga dato analogo tempo per fare gli accertamenti.